Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo video, per questa nuova serie. Oggi si incomincia Resident Evil 2 Remake. Almeno sulla confezione c'è scritto Resident Evil 2, ma questo è il remake di Resident Evil 2 del 1998. Dunque, possiamo cominciare. Facciamo una nuova partita. E cominciamo con Leon. In modalità standard, non iniziamolo subito in estrema, anche perché dalla demo ho visto che è parecchio diverso in confronto a naturalmente allo stile di gioco dell'originale, e poi c'è qualche piccola differenza anche Senti, nella dimmi, mappa. sei ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Va. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Ti distruggono gli occhi. Avanti, sono più bello. Questo qua potrebbe essere il camionista che Scusa. poi fa scatenare tutto il disastro. Penso proprio di sì. Penso che sia lui. Vai tranquillo, tanto era già uno zombie, non ti preoccupare. Anzi, probabilmente non è neanche morta. E Cosa faccio? E adesso cosa faccio? infatti, adesso questo qua teoricamente viene morso, poi parte di nuovo col suo camion, tranquillo, tranquillo, e succederà un casino più avanti. Eccolo qua, Leon, primo giorno di lavoro, già un giorno abbastanza sfigato, diciamo. Ragazzi, comunque mi raccomando, questa è una nuova serie. Mi raccomando, fatevi sentire, fatevi Non c'è nessuno. vedere, commentate, iscrivetevi, datemi un pochino una mano a crescere. Mi piacerebbe vedere il vostro feedback su questo vi su questi video, soprattutto sapere da voi cosa ne pensate di questo gioco. Si prevedono guai. Molto bene, stazione di servizio, inizia in un modo decisamente diverso rispetto al Resident Evil originale. Fa vedere qualcosina prima, diciamo. Sì, che si corre con L3, l'avevo già capito, grazie. Ehi là, c'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Ma peccato, si sente solo il rumore, non si vede niente. Ehi, tu, tizio, che ci fai lì? Te
tenga duro. Ok. Torno subito. Mi dice di andare di là. Beh, io qui credo che non troverò nulla di utile, quindi andiamo avanti. Sì, vabbè, agente, però un po'... Sveglia un attimo, Buon appetito. Non muoviti, o sparo. Ah, perfetto, la pistola ce l'abbiamo già. Eccolo qua. Boh, come nella demo, in tre colpi cadono, ma molto... cioè, molto probabilmente non è morto, si rialzerà. Quindi vediamo di trovare quello che ci serve. Una chiave molto consumata. Chiave del magazzino, storage room, perfetto. Quindi la porta che ho visto prima, molto probabilmente dovrò uscire da lì. Io lo sapevo che non eri morto. Ci avrei giurato. Quando hai bisogno di usare un oggetto. Ok, sì. Hanno mantenuto questa cosa, appunto, vecchio stile. Sì, vabbè, ma... No, no, no. Via, via. Oh, Claire. Buonanotte. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca troia. Porca troia, sì. È pieno. Quanto sei brutto. Oh, beh, ha già un'auto della polizia, non devono neanche più assegnargliene una. Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Chris. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Oh, Raccoon City, casa dell'Umbrella. Sembra giusto. Beh dai, un inizio un po' diverso, però... bello, decisamente fatto bene. Mi è piaciuto abbastanza. Che dico, mi è piaciuto un sacco. Dai, dai, ragazzi, che sono troppo curioso di vedere come prosegue. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli.
Dovremmo camminare da qui. Facciamo due passi. Qual è il problema? Buon appetito, eh. Voglio correre. Volete qualcosina insieme? Due o tre patatine, un po' di ketchup. Leon, torniamo indietro. Ecco, dietro c'è il camion. Sarà quel camionista di prima, sicuro. Vediamo. E infatti. Porca troia. Claire, esci ora. Aia. La benzina adesso esplode, uno si trova da una parte, l'altro si trova dall'altra. In teoria. Aia. Claire! Claire, stai bene? Sì! Tutto ok! Tu stai bene? Non posso stare qui, non è sicuro! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Sì, va bene! Buongiorno! Tutto questo è su! Me ne vado di qua! No, scusi, no, non volevo disturbarla, lei stia pure lì. Ci sarà di nuovo il negozio di quel tizio, col fucile. Chi lo sa? No, tu no. Beh, direi che devo andare di qua. Merda. Buongiorno, anche lei. Sì, sono trasformati. Finalmente. La centrale. Ah, c'è già la centrale. Cavoli, hanno tolto il negozio. No, hanno tolto il negozio del tizio. Io volevo prendere la sua arma. No, 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 no. Stai pure lì, tu. Devo capire da dove passare. Allora, vieni di qua. Pa. Allora. No, lì c'è una barricata. No, di qua è bloccato. Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. No, 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 scusi, Non sono da mangiare io. Sono indigesto. No, 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 no. Ho sudato. Ho sudato un attimo. Sì, state lì. Io me ne vado dentro. Ok. Dunque, qua non c'è niente. Nella demo non c'era nulla, però magari adesso. Forse, può darsi, non lo so. Niente. Eccoci qua. Stazione di polizia, atrio principale. Non c'è nessuno? Mi sa di no. Subito uno spray. Qua niente. Di là poi si va avanti, se è come nella demo. Qua un po' di colpi. Ottimo. Nella cassa io dovrei avere della roba. Ho la Samurai Edge modello Jill e modello Chris. Hanno 15 colpi. Ognuna ha un parametro migliorato rispetto alla Matilda. Però terrò la Matilda, non voglio utilizzarle onestamente. Lì ci vanno i medaglioni. Guardiamo subito il video dal terminale. Ci deve essere qualcuno.
Robin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Niente, io rimango sempre sbigottito da come muore questo qua in una maniera stupida. Muore. Vabbè. Si fa mangiucchiare un po'. Sì, devi trovarlo. Allora, vediamo solo un attimo. Perché sopra. No, ma sopra non dovrebbero esserci altri oggetti. Poi al limite vado a prenderli dopo. Non è quello il problema. La mappa si apre sempre così. Perfetto, sì. Come nella demo. Ok. Qua serve un fusibile che più avanti di sicuro troveremo. Niente. Armadio, nulla. Questa nella demo non so se non l'avevo aperta o se era chiusa. Comunque non me la ricordo proprio. Colpi, perfetto. Mi piace la cosa. Sembra però che non ci sia nient'altro. Infatti la stanza è azzurra. Quando la mappa quando nella mappa vediamo le stanze azzurre, vuol dire che abbiamo preso tutti gli oggetti, che teoricamente non ci dobbiamo più tornare per fare nulla di principale. Teoricamente, Quando invece sono rosse vuol dire che ci sono ancora oggetti o c'è comunque qualcosa da fare, qualche porta da aprire con dei marchingegni, meccanismi, c'è bisogno di un oggetto chiave, comunque sono stanze che hanno bisogno di esplorazione aggiuntiva. Aprite questa cazzo di casa! Ok, niente di qua. Ti faccio uscire! Sì, fai pure in fretta, tanto... Aiutami! Ti prego! Dammi la mano! Ti ho preso! Dammi anche l'altra! Resisti! Mi sa che... vabbè, uno in meno. Allora, adesso ce ne saranno poi un po'. Tappino della gente, questa cosa qua ci servirà poi più avanti. Buongiorno. Ok, vai giù e io me ne vado. Sono ovunque. Sì. No. Ok, via. Ma dove sto andando? Vabbè, ho sbagliato strada un attimo. Forza. Dai, Leon. Per adesso parte l'inizio è uguale alla demo, Lasciami stare. Ciak. Ops. Ti è partita la testa, poverino. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Brann. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati.
Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Sì, ma stai calmo. Ma ti rallenterei. Grande, grande. Ora, sacrificati allora. Prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Va bene, facciamo così. Coltello da combattimento. Perfetto. Allora, il taccuino della gente. Come vedete qua, vabbè, ci fa vedere il passaggio segreto sotto la statua della dea, se non sbaglio. Sì, esatto. E ci sono questi tre cosi, questi tre disegni. Se noi andiamo qua sopra, io ci avevo fatto caso nella demo, ma non ci ho più fatto, non sono più riuscito a tornarci poi, volevo farlo più tardi. Come vedete c'è questo leone. Il leone. Eccolo là. Quindi dobbiamo mettere il simbolo della testa di leone, dell'erbetta e boh, della gallina. Sembra una gallina, vediamo. Quindi testa di leone, erbetta e gallina. Ok, il medaglione poi va messo sotto la statua della dea. Quando ne abbiamo tre ci si apre il passaggio segreto per fuggire dalla stazione di polizia. Che poi, vabbè. Mica ci scappiamo poi. Comunque. Quindi Elliot aveva ragione. Yes. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Ok, andiamo. Qua è blu, vero? Sì, qua è blu. Adesso che abbiamo il coltello, tagliamo il nastro. Allora, qua teoricamente dovrebbe esserci un Likers. Vediamo se adesso l'hanno messo. O se hanno deciso proprio di cambiare location. Colpi, tralala. Niente Liker, non lo vedo. Perfetto, meglio ancora. Dunque, qua non c'era niente. Continua a non esserci niente, ottimo. Ah, tra 5 minuti dovrebbe arrivare un elicottero, perfetto. Cosa? Ok, questo è appeso. Facciamolo già scendere subito. Tanto ha la testa spappolata, se non sbaglio. Sì, quelli con la testa spappolata non tornano più in vita, eh. Non si alzano più. Qua c'è una finestra aperta, dovrei poi bloccarla. Buongiorno. Di qua.
Allora, di qua c'erano dei colpi. Esatto. Niente. Rapporto 25 settembre. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Un'orda ha assaltato la centrale provocando numerose vittime. 12 persone sono morte e rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando. David Ford. Oh, David. Allora, questa porta qua è bloccata dalla catena. Mappa della centrale. Ottimo. Questa stanza blu, abbiamo preso tutto. Sì, ma lei comunque deve stare calma, signorina. Non è che può buttare giù le porte così ad cazzum. Allora, lì c'è Ciccio Bombo. Quello non lo so, meglio che non mi avvicino. Non vorrei farlo alzare. C'è solo Ciccio... No, c'è anche quello lì. Dunque. Vediamo se vado piano. Andiamo subito qua. Prendiamoci un po' di scorte. Nota terminale armadietti. Sembra che al tastierino del terminale degli armadietti manchino dei tasti. Invito il responsabile a trovare dei tasti di ricambio e a sistemarli al più presto possibile. Sai a chi mi riferisco, coglione. Chi altri farebbe un simile casino? Va bene. Possiamo aprire. Manca il 2 e il 3, se non sbaglio. Manca il 2 e il 3. Quindi. Va bene. Sì. E adesso che sei entrato? Gli ho esploso la testa. Quindi 102 niente, 104 è aperto. 100, apriamo il 106, il 109. Il 106 e il 109, perché questi hanno tutti il 2 iniziale. Ok. Rullino, così vediamo subito che cosa c'è, perché l'ultima volta nella demo non sono riuscito a vederlo. Il rullino per pochissimo, ma non ce l'ho fatta. No, dai, ci ho indolato proprio all'ultimo, ti odio. Ok, adesso però ci facciamo un po' furbi, eh. Ah, non devi colpire il muro. No, vabbè, no. Cioè, impazzisco per sta cosa. Merda. No. No, vabbè. Dai. Questa è proprio una cazzata, che ho fatto. Sei morto? Adesso dovrebbe essere morto. Già curarmi praticamente. Vabbè, tanto fino a che non avrò la vita rossa non mi curo. Usciamo. Di qua non vedo niente da prendere. Andiamo subito al rullino. Sì, così blocco anche la finestra. Poi entro nell'ufficio dopo. Non devi rompere la finestra, Dammi un attimo che te la blocco. Ok. Prendiamoci anche questa. Poi accendiamo la luce, se non sbaglio si può accendere. Sì, laggiù. Fotoricordo. Ah, pensavo qualcosa di un po' più utile. Vabbè. Oh, piantina rossa. Facciamo i cocktail, va. Combiniamo le erbe. Facciamo le cose strane. E questa sì che è buona poi, Benefici medici delle piante. Colpi. Polvere da sparo. Dunque. Per il momento voglio degli spazi liberi.
Facciamo così, lo spray, lo so, non sono già molto messo bene. Chiave del magazzino ormai è usata, ha già il flag rosso, perché quando un oggetto ha, in basso a destra, nel riquadro, ha una spunta rossa, vuol dire che l'oggetto è ormai stato utilizzato, ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi volendo potremmo anche scartarlo, c'è scritto, però per il momento li deposito, tanto non è che mi cambia la vita buttarli o depositarli. Allora, altra polvere da sparo, usare la polvere da sparo. Non sono rimaste molte munizioni nella centrale, quindi fate buon uso della polvere da sparo che trovate. Questa porta, se non sbaglio, è chiusa dalla serratura di picche. Primo incarico della recluta. Leon Scott Kennedy. Eccoti un caso molto speciale come primo incarico. La tua missione è accedere alla tua scrivania usando le iniziali dei nostri nomi. In sostanza il tuo primo compito è ricordarti i nostri nomi, ma l'avevi già capito, vero? Sono felice che tu non sia venuto, recluta. E invece poi alla fine sono arrivato. Dunque, nell'ufficio ce n'è uno. Quello là poi si alza, però se adesso gli devo vedere i nomi dei miei colleghi, perché come vedete ci sono i cartellini, dovrò poi avvicinarmi a quello, ma in realtà forse potrei evitare di avvicinarmi sparando a caso le lettere. Dell'ultimo, cioè solo una lettera, quindi adesso vediamo, perché non ne sono poi mica tanto sicuro. Ok, dovrebbe essere morto. Come sta il coltello? Ancora molto bene. Sì, è morto, perfetto. Rapporto sull'operazione, 28 settembre ore 2:30, siamo rimasti solo io e altri tre, niente armi, niente munizioni, le continue liti ci hanno debilitato mentalmente e fisicamente. Certo, non abbiamo prove che ci sia un tunnel o che le fogne non siano infestate dagli zombie, ma d'altra parte non voglio neanche stare qui ad aspettare la morte. Elliot Edward. Elliot è quello lì che abbiamo poi trovato a metà. Qua dovrebbe esserci solo una cassaforte, esatto. Quindi adesso proviamo a vedere, questo qua si chiama Nile, quindi N-E, Ned, qua dovremmo mettere Ned, ottimo, e in questo invece adesso vediamo un po' se riesco, Marvin, Rita, e tu ti metto a caso, così lo lasciamo lì. Ah, visto? Funziona. Ottimo. Caricatore maggiorato Matilda. Una modifica per la Matilda. Aumenta la capacità del caricatore a 24 colpi e riduce il tempo di ricarica. No, ma che spettacolo che è sta cosa. Ottimo. Ah, tra l'altro mi ha riempito subito il caricatore. Forse dovevo farlo quando era scarica. Ho buttato 12 colpi in sostanza. Brutta come cosa, eh. Vabbè, non lo sapevo. Lo saprò per la prossima volta. E si sale. Si sale, si sale. Adesso t'ammazzo. Dovresti essere morto, sì. Ok. Un'altra erbettina rossa. Qua ci sono. Ok, questa è la zona dove dovrò poi mettere una manovella, che nella demo non ho trovato. Cassetta di sicurezza portatile, questa è nuova, sì. Ah,
Premere un tasto per accendere la luce corrispondente, accendere tutte per aprire la cassetta di sicurezza portatile. I tasti vanno premuti in un certo ordine. Premendo il tasto errato, tutte le luci si spegneranno e sarà necessario ricominciare. Va bene. Ah, ok, cosa... una cosa particolare. Vabbè. Un piccolo pezzo di ricambio. Oh, un tasto! Ho già trovato un tasto! Ah, ma allora torno subito giù, vado a prendermi qualche altra roba. Proiettili per il fucile. Però mi sto anche riempiendo l'inventario. Orca troia, vaffancuore! Allora, io direi di mettere il tasto nel 2. Adesso quindi posso aprire il 102. Il 208. 102, 208. 102, 208, basta. per adesso. Il 203 purtroppo mi serve anche l'altro tastino. Se no il marsupio mi avrebbe fatto molto comodo. Comunque. Colpi fucile. E polvere da sparo. Beh, dai. Fa sempre piacere. Dunque ragazzi, il video termina qui. Io spero naturalmente che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ricordatevi assolutamente di supportare il canale. Questa è una nuova serie. Mi piacerebbe davvero ricevere un po' di feedback, un po' di like. Naturalmente mi piacerebbe anche ricevere un po' di iscritti, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto condividetelo anche. Noi come sempre ci rivediamo domani alle 16 con un nuovo video. Statemi bene ragazzi, ciao!